La seduta è aperta, invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale. Processo verbale della seduta del 27 luglio 2015, Presidenza Baldelli. La seduta comincia alle 11:05 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 24 luglio 2015. Il presente dà conto delle missioni e passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge numero 2798 ed abbinate, nella quale intervengono i relatori Ferranti per la maggioranza e Ferraresi di minoranza, nonché i deputati Sarti, Binetti, Scotto, Giuseppe Guerini e Palese. Chiusa la discussione, replica il vice ministro Costa, mentre i relatori vi rinunziano. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Il presente comunica una modifica nella composizione di un gruppo parlamentare e sospende la seduta dalle 13:10 alle 13:15. Alla ripresa si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di ratifica numero 3055, nella quale interviene il relatore Amendola. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di ratifica numero 3027, nella quale intervengono il relatore Rabino e il deputato Amendola. Chiusa la discussione, il Presidente prende atto che il relatore e il rappresentante del governo rinunziano alla replica e rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di ratifica numero 1924, nella quale interviene il relatore Amendola. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di ratifica numero 3131, nella quale interviene il relatore Rabino. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle 13:30 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 28 giugno 2015, con inizio alle 10:30. Grazie, se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Bindi, Catania, Cicchitto, Epifani, Faraone, Garavini, Gentiloni Silveri, La Russa, Meta, Piccoli, Nardelli sono in missione decorrere la seduta odierna. I deputati in missione complessivamente sono 82, come risulta l'elenco depositato presso la Presidenza sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3637 dei deputati De Rosa ed altri, concernente iniziative volte all'annullamento del procedimento di valutazione di impatto ambientale e di avvio di valutazione ambientale strategica per la costruzione dell'elettrodotto tra Airolo, Svizzera, e Baggio, Milano. La sottosegretaria per lo sviluppo economico, Simona Vicari, ha facoltà di rispondere. Prego. L'opera di cui si discute è promossa e finanziata da soggetti investitori privati, ai sensi dell'articolo 32 della legge 90.